Noi abbiamo fatto questa scelta tra tutto il corpus di opere di Marotta, che abbiamo chiamato Eden Blue, con, appunto, insieme a Laura Cherubini, che corre la mostra con me, e, perché ci permetteva di sottolineare appunto questo rapporto con la natura che Marotta aveva, e che quindi, benché utilizzasse un materiale super contemporaneo, si rendeva conto e non perdeva di vista l'orizzonte del rapporto con la natura. E animali che in questo modo, utilizzando un materiale che è praticamente indistruttibile, venivano eternizzati come praticamente animali che non muoiono mai, come nel paradiso. E quindi ecco perché Eden Blu, no? Paradiso blu. L'Eden è qualcosa che vive nella mente dell'uomo in qualche modo. Per cui usa questo nuovo materiale, il metacrilato, che è un materiale che si basa sulla trasparenza, è un materiale diafano, quindi permette anche, la modernità è un concetto molto importante per Gino Marotta, lui ci teneva moltissimo, quindi l'uso del materiale metacrilato, che è un materiale artificiale, nuovo e appunto trasparente, permette di vedere anche all'interno com'è costruita l'opera, com'è costruito, com'è ricostruito artificialmente l'animale naturale o l'albero o le liane, gli elementi naturali del mondo. È chiaro che dietro questo c'è anche l'idea di Balle di De Vero di rifare a mano il mondo, di la ricostruzione futurista del mondo, di ricostruire il mondo, no? Di rifarlo in modo artificiale, molto colorato. Ma c'è anche un ricordo metafisico di De Chirico, non ci dimentichiamo che Gino Marotta è un ragazzo nato a Campobasso, che in quello che allora era l'Abruzzo e Molise, che a 15 anni salta su un carro di patate per venire a Roma e conoscere il grande maestro De Chirico. Suona la porta, cercano di mandarlo via, lui resiste, alla fine De Chirico lo sente, lo fa entrare e gli dà anche 1000 lire, che per allora era una cifra pazzesca.